29 gennaio 2024 ci ritroviamo negli studi di Padre Pio TV. Per l'ultima puntata del primo mese dell'anno. L'ultima puntata del primo mese l'hai detta tu la data. Io <ride> ho pensato, ho detto ora la vedo bene, non voglio sbagliare come la settimana scorsa. Invece oggi in effetti 29, siamo arrivati, siamo arrivati alla fine del primo mese che è un po' il mese più particolare di un anno perché parte carico delle buone idee, dei buoni propositi, chissà se li abbiamo realizzati. Diciamo che noi della regola della sostenibilità sì, ci vogliamo mettere questa medaglia in petto perché stiamo riuscendo a portarvi sempre con più fantasia ma anche con più approfondimento quelli che sono i grandissimi contenuti della sostenibilità cristiana. Sì, e anche perché Fra Italo, ecco, intanto, buongiorno a te, buongiorno a tutte le nostre amiche e i nostri amici che ci seguono in diretta su Padre Pio TV. Anche perché dicevo eh, di questi grandi temi ci sono tanti piccoli interpreti che non sempre vengono raccontati dal mainstream della comunicazione. Quindi, siamo veramente felici di poter dare spazio a queste piccole storie ma che sono molto importanti per garantire quel cambiamento di cui abbiamo davvero urgente bisogno. Esatto, nella puntata di oggi approfondiremo alcuni anche di questi attori protagonisti, oltre che sempre dare la parola all'audato sì che ci riporta al messaggio di Papa Francesco e torneremo anche noi in primis al messaggio di Papa Francesco con una piccola curiosità anche che riguarda la storia di Francesco e di Chiara, l'origine di tutta questa nostra discussione e ce lo diranno proprio gli abiti, i panni di Francesco. Quindi anche oggi avremo Tanti argomenti da affrontare insieme, tante storie da, da conoscere. Come dicevi tu, anche grazie al contributo della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che puntualmente di settimana in settimana ci eh, fa conoscere quelle realtà che arricchiscono il panorama della sostenibilità. Passerei alle notizie di oggi che sono sempre, secondo il filone che abbiamo un po' iniziato, i nuovi materiali, ma vorrei dire i vecchissimi materiali, perché nella storia dell'umanità abbiamo scoperto di poter produrre eh, nuove soluzioni per costruire nuove cose da toccare, da, da poter utilizzare per i nostri prodotti, se non puoi scoprire che queste cose che abbiamo prodotto in realtà rovinano il pianeta. Quindi abbiamo investito tanto per produrle, abbiamo consumato materie prime, però abbiamo in realtà realizzato una catastrofe ambientale, dobbiamo dircelo. Allora qual è la tendenza? Un po' a riscoprire i materiali che la natura stessa ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto mattoni biologici, abbiamo visto la lana, ecco, abbiamo visto i funghi, oggi vediamo il bambù questa pianta straordinaria anche molto particolare perché evoca in noi un po' una sensazione di spiritualità ecco il bambù utilizzato in mille modi ma vogliamo adesso ascoltare da Forever Bambù che cosa hanno scoperto di poterci fare chiedo alla regia di mandare il servizio il settore in assoluto che più di tutti ci appassiona, quello che mi dà la carica ogni giorno per fare quello che faccio, è il settore della plastica. Cosa intendo? Intendo che con questa meravigliosa pianta, il bambù e con le nostre foreste, saremo in grado di produrre una pasta che una volta compressa realizza una bioplastica. Guarda, esattamente questa. A tutti gli effetti sembra una plastica, la puoi utilizzare e riutilizzare tutte le volte che vorrai, ma... Non è inquinante come la normale plastica. Devi sapere che questa. È un prodotto che caso mai dovesse per esempio eh, arrivare nel mare o arrivare nei fiumi, si degraderebbe nell'arco di qualche settimana, a differenza delle plastiche che impiegano dai 300 ai 400 anni. Lo stesso può accadere se tu smetti di utilizzarla, magari perché si è rovinata, e la butti nell'umido. Ebbene, tre o quattro settimane si degraderà e potrà essere consumata nel compostabile. È un prodotto fantastico. E noi di Forever Bamboo abbiamo come obiettivo quello di sostituire le plastiche che tanto stanno inquinando il nostro pianeta. Il mondo che noi immaginiamo è un mondo con delle plastiche gentili. Ecco, se immaginiamo proprio quello che stavamo dicendo e se ricordiamo quanto abbiamo condiviso con voi in merito ai temi delle nano e microplastiche che si disperdono nell'ambiente e purtroppo, come diceva... Lo stesso uh, founder di, uh, del progetto Bambù restano poi nell'ambiente per centinaia di anni dai 300 ai 400 anni per uh, potersi smaltire, biodegradare. Questo progetto è veramente molto interessante, ci auguriamo che possa davvero avere tanto successo. Cambiamo pagina, ci tuffiamo nel mondo dei giovani, generazione Z, adesso c'è un po' la moda di chiamare le generazioni con delle lettere o con dei nomignoli, quella delle generazioni Z eh, comprende diciamo tutta la gioventù nata dal 95 in poi fino al 2010 quindi dai trentenni fino ai quindicenni di adesso, insomma. Mi sa che io non sono della generazione Z. Io per Z. un soffio, <ride> per un anno. <ride> Però insomma dai, loro sono i giovani che stanno prendendo a cuore la sostenibilità. C'è stata una ricerca e è andata un po' a vedere i valori che questi giovani si portano del cuo nel cuore. In pratica la ricerca di talent LMS dice che in termini di sostenibilità il 77% degli intervistati della generazione Z ritiene importante Lavorare per un'azienda che si preoccupa della diversità, dell'equità e dell'inclusione. Dice la ricerca che questi giovani vogliono un luogo di lavoro equo, inclusivo, socialmente responsabile. Per i giovani professionisti e professioniste, la diversità e l'inclusione non sono una preferenza, ma sono un requisito. E a differenza delle generazioni precedenti, che portavano il loro spersonalizzato al lavoro, i giovani professionisti esprimono apertamente i loro valori e si aspettano che i loro datori di lavoro si allineino ai loro. Quindi io non vado nell'azienda lasciando me stesso fuori, ma voglio che l'azienda rispecchi anche quello in cui io credo. Mi sì. sembra questo è molto bello, anche perché tante volte, fra i Italia, si giudicano i giovani con troppa facilità, eh, classificandoli sempre come eh, spesso come pigri o persone che difficilmente eh, si di prendono posizione, invece in realtà soprattutto nel mondo della sostenibilità abbiamo scoperto, stiamo scoprendo che sono soprattutto i giovani a portare avanti questa importantissima battaglia. E adesso invece ce ne andiamo nella bella Sicilia da dove viene una bellissima idea. Stiamo parlando di Canesis e vogliamo proprio ascoltare un po' la storia del suo founder, Marco, mi sono perso il nome no, Giovanni, Marzo. Ascoltiamo la sua storia. È evidentemente è partito un altro contributo che avevamo, già, che avevamo già visto, sono certo che la regia recupererà al più presto. Intanto possiamo anticipare che anche la prossima settimana torneremo in Sicilia con un altro progetto, questa volta dedicato al mondo delle auto, della mobilità. Il progetto è Futuro Solare. È il suo responsabile ci parlerà di come l'innovazione può davvero cambiare il mondo. Mm. Quindi mh, un legame con la Sicilia che si protrarrà anche nel prossimo mese. Ecco, bello, questa Sicilia forse abbiamo il contributo. Di dire che i nostri materiali sono da preferire, in primis, perché facciamo educazione ambientale. Momenti bui nella vita capitano a tutti. Sta però a noi decidere se fermarci, rassegnarci, oppure reagire e alzarci immediatamente. Proprio come ha fatto Giovanni, 26 anni, che, di fronte a una difficoltà improvvisa, ha tirato fuori quella grinta che non immaginava nemmeno di avere. atleta professionista facevo 400 ostacoli gareggiavo ogni tanto per la nazionale e fine 2013 mi sono infortunato in maniera pesante ho cominciato a pensare a investire questo tempo in qualche mese vedendo documentari leggendo studiando parlando al telefono con amici agricoltori per lo più ehm, ho cominciato a, a costruire un'idea nella mia testa Febbraio 2014 ho partecipato subito a un contest eh, universitario presentai l'idea di eh, utilizzare la cellulosa di canapa eh, eh, per la produzione di carta ho finito poi il contest a maggio del 2014. Ma nel frattempo mi sono reso conto che la carta di canapa non aveva mercato, quindi il processo più utilizzato al mondo per produrre materiali era la produzione di materiali termoplastici. e Allora ho pensato di eh, migliorare questo mercato aggiungendo semplicemente ai materiali plastici una componente di scarto agricolo. La... Che gli ha permesso di lanciare Canesis, Giovanni se l'è portata dietro. Perché la vita di una startup non è facile. E quando i tentativi andati a vuoto gli hanno fatto venire voglia di mollare il colpo, lui è rimasto sempre fedele a se stesso, alle sue ambizioni, alle sue aspirazioni, alla sua vocazione da nuovo eroe. All'inizio di questa fase di studio condotta a Milano, in laboratorio di chimica, era tutti scettici nel sapere che quello che su cui lavoravo da anni effettivamente aveva un senso mi ha dato una grande soddisfazione noi di canesi ci occupiamo di ricerca e sviluppo e in particolare prendiamo Scarti agricoli dalle aziende agricole. Li prendiamo e li aggiungiamo a eh, granuli termoplastici. I granuli termoplastici non sono altro che la materia prima eh, di tutti i prodotti di plastica del mondo. Con questi scarti agricoli diamo il colore e le proprietà meccaniche al materiale finale. Ecco, un'idea magnifica, dicevamo dalla bella Sicilia, una bella idea e anche una storia di forza e di coraggio, perché, come già abbiamo visto, non sempre il primo colpo si riesce a fare centro, ma ci vuole un po'. Canapa e pomodoro per fare plastica. Questa è l'idea di Giovanni e noi gli auguriamo veramente di poter continuare e poter apprezzare anche noi questo passo in avanti verso l'ecologia. Bella la definizione anche che fa Oscar Montignini di rispetto a questi innovatori, chiamandoli nuovi eroi, perché l'eroe le, sappiamo bene che prima di affermarsi deve affrontare sfide e sacrifici. ...non indifferenti e Giovanni appunto ce lo raccontava bene. Noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante e ritorniamo subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo per la regola della sostenibilità. Fra Italo abbiamo iniziato con tante belle notizie relative ai nuovi eroi, i nostri giovani della generazione Z che stanno provando a uh, dare il passo all'innovazione indispensabile per rendere la nostra casa comune più accogliente, sostenibile, è proprio il caso di dire nel rispetto non soltanto di quanti la abitano oggi, ma in maniera particolare di quanti la abiteranno domani. Facevamo riferimento alla dispersione delle plastiche e delle microplastiche nell'ambiente che perdurano per centinaia di anni, addirittura fino a 400 anni, quindi quello che eh, i nostri cattivi comportamenti di oggi si ripercuoteranno fatalmente per le generazioni successive ed è qualcosa che non possiamo permetterci da un punto di vista etico, morale innanzitutto e poi appunto anche di rispetto per l'ambiente e per la vita dei nostri figli, dei nostri nipoti perché queste micro, microplastiche, poi abbiamo già visto e detto tante volte, entrano addirittura nella catena alimentare e quindi nel nostro, fatalmente nel nostro... Organismo. E quindi eh, parliamo con piacere di sostenibilità che abbiamo visto si può estendere a tutti i campi dello scibile umano, dalla produzione di oggetti, come abbiamo visto, dalla realizza alla realizzazione di automobili. Come anticipavamo, lunedì prossimo faremo questo collegamento molto bello con Futuro Solare che ci spiegherà. Che cosa, I passi in avanti che si stanno facendo anche per ridurre le emissioni di CO2 delle tante automobili che affollano le strade del nostro eh, pianeta, di sostenibilità si parlerà anche alla BIT di Milano, eh, che si terrà appunto a Milano, la borsa internazionale del turismo dal 4 al 6 febbraio. Una borsa del turismo dove Padre Pio TV sarà presente proprio ehm, con. La, la mia presenza fra Italo, per cui faremo un collegamento a distanza. Cos'è una borsa del turismo? Lunedì Spero prossimo. di non essere l'unico che se lo sta chiedendo. La borsa, la borsa, del, la borsa del turismo è quell'evento che generalmente si ripete ogni anno dove i, gli addetti del settore si incontrano per affrontare le sfide del futuro. E anche il turismo oggi è uno di quei settori che è sempre più attento al tema della sostenibilità, perché immaginiamo no, le città turistiche che eh, tutti conosciamo, sia le mete estive che quelle invernali, che raccolgono eh, centinaia, cioè migliaia di persone, se ogni persona produce rifiuti e non uh, li conferisce regolarmente, ovviamente anche il turismo può diventare una forte fonte di stress per l'ambiente, però questo non vuol dire appunto, che dobbiamo rinunciare al piacere di viaggiare e di conoscere, ma che lo possiamo fare in maniera assolutamente uh, intelligente e appunto nel rispetto dei luoghi che visitiamo. Quindi andremo a scoprire a Milano che cosa si sta facendo in questo senso. Ecco, Padre Pio TV che arriva anche in questi luoghi dove sarebbe stata insospettabile la sua presenza e vogliamo sempre ricordarci perché lo sta facendo. Tutto ciò parte da nostro Papa Francesco che ha predisposto dei documenti molto, molto importanti, ce ne ricordiamo, e questo suo atteggiamento ci riporta Francesco e Chiara D'Assisi. Vogliamo ascoltare che cosa ha detto proprio il Papa tanto tempo fa, relativamente, e che ci ha incoraggiato in questo cammino. Ieri... Sono stato ad Assisi per firmare la nuova enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale. L'offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto l'ispirazione, come per la precedente l'ho dato sì. I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale e la pace, già indicata dai santi Papi Gio Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Oggi, a voi che siete in piazza e lì fuori piazza pure, no? Ho la gioia di regalare la nuova enciclica nell'edizione straordinaria dell'Osservatore Romano. E con questa edizione rincomincia la quotidiana edizione cartacea dell'Osservatore Romano che San Francesco accompagni il cammino di fraternità nella Chiesa tra i chiedenti di ogni religione e tra tutti i popoli. Ecco. Grande augurio che fa Papa Francesco, ma ha acceso l'incendio. Ha acceso l'incendio perché noi ora, col senno di poi, riusciamo a vedere anche i percorsi che la Chiesa e la società hanno fatto, proprio in linea con quanto lui si auspicava. E questo ci riporta indietro ancora di più a Francesco e Chiara, questi due uomini innamorati di Dio che reciprocamente hanno incarnato uno dei carismi più sconvolgenti dell'umanità. E andiamo proprio oggi, come testimonianza di questo, a vedere quanto il loro impatto sia ancora forte oggi. Proprio a guardare una reliquia importante che è l'abito di Francesco. Oreo ce l'ho anche nello schermo occhio alle mie spalle. C'è una curiosità importante su questo abito e vogliamo ascoltare questa testimonianza. Magazine di Radio Vaticana con voi, io sono Luca Collodi, grazie. Abbiamo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, però facciamo ripartire il video dall'inizio così non ci perdiamo neanche. Una parola di questo bellissimo contributo che ci fa vedere questo, questo saio che, come dicevi tu, Fra Italo è un simbolo fortissimo. Questa scoperta della tonaca di San Francesco, rammentata, riattoppata da Santa Chiara, prima di tutto mi commuove pensando a chi l'ha indossata e che cosa ha voluto rappresentare questo saio per Francesco. Chiara ha tolto alcuni pezzi del suo mantello per rattoppare il saio di Francesco, questo indica ancora più l'attenzione, l'affetto, la dedizione, l'amore profondo che queste due persone grandi si esprimevano ecco, nella semplicità, nell'amore nell reciproco. Questo è un segno molto bello di fraternità e di... Povertà condivisa, una povertà che aiuta un'altra povertà. E questo fa fissare le due, i due santi, Francesco e Chiara, con lo sguardo rivolto al Cristo povero e crocifisso che è stato il loro ideale. E poi nello scambio di, delle povertà c'è il senso della solidarietà fraterna, c'è una comunione con i poveri, perché nessun uomo, nessuna donna sono talmente poveri da non avere niente da condividere con chi ha meno di lui o di lei. Chiara aveva tanto poco, ma forse aveva un pezzo di straccio del suo saio e ha riparato il saio di Francesco per coprire il suo corpo martoriato. Ricorda l'amicizia che c'era tra questi due santi e l'amicizia che anche oggi sicuramente per noi c'è nei confronti di Chiara e nei confronti di Francesco. Il cucire, il ramendare vuol dire avere cura di qualcosa, vuol dire recuperare un qualcosa che non vada perso ma che si possa tramandare, riportare, portare avanti anche nel tempo, no? come ricordo ma anche come testimonianza di un qualcosa, di un qualcuno come Francesco di Assisi, come Chiara. Oggi ci troviamo di fronte a una società veramente disastrosa. Tutta Peggio della, del saio di Francesco, molto come dire, eh, locora. Che cosa mi dice questo? Che oggi la società ha ancora più bisogno dell'attenzione. Chiara ci insegna di essere come Francesco di essere attenti. Al giorno d'oggi diciamo, è un po' difficile rattoppare le cose, non tutti, soprattutto anche noi più giovani, non è che sappiamo rattoppare. Eh, però eh, il fatto che andiamo a, a trovare e a cercare anche qualcuno che ci aiuti a recuperare quelle cose, a rattoppare, vuol dire recuperare un qualcosa per cura dell'altra persona, cioè ricordarci che c'è sempre un altro, vuol dire recuperare, ricucire le relazioni, ricucire il, il bello, ricucire il passato, ricucire… Tutte le, diciamo, le relazioni le, con le persone diciamo, che ci sono, che incontriamo. Come donne, eh, noi dobbiamo essere attente a ricuscire i rapporti, le amicizie, i rapporti familiari. Ma prima di tutto, mi dice anche di come donne e come suore di saper tessere rapporti di amicizia, rammentare i cuori degli uomini che oggi sono proprio laceri. E non trovano più un senso, si cercano il senso in cose che non le soddisfano, rimangono cuori vuoti. Anche noi nella nostra vita forse non abbiamo beni materiali da condividere, però abbiamo per i poveri almeno un abbraccio, un sorriso, una solidarietà e poi certo anche metterli nel cammino di Dio, nel cammino della verità per dire che Dio li ama nonostante la loro povertà. Ecco, una scoperta stupenda su questo abito di San Francesco, 19 toppe cucite con una cura speciale rispetto anche a tutte le altre. L'analisi poi dei materiali rivela che queste toppe sono state estratte dal mantello di Santa Chiara. Quindi questo ci suggerisce che proprio Chiara stessa abbia potuto ramendare l'abito di Francesco e donare così forse un ultimo gesto di amore perché Ulteriori ricerche hanno visto che poi queste cuciture non sono poi consumate e quindi questo ci indica che eventualmente questo ricamo, questo rattoppio è avvenuto dopo la morte di Francesco. Allora forse l'ultimo gesto di amore di Chiara... Eh, al suo amatissimo confratello in Cristo. Perché dico questo? Perché a volte si può solo rattoppare nella vita. Le cose più importanti non possono essere comprate per nuove. Se io ho una mamma o un papà, beh, sono quelli. Se io ho un figlio o una figlia, sono quelli. Ho una moglie o un marito, sono quelli. Io non posso poi inventare qualcosa di nuovo. E nelle relazioni che abbiamo a un certo punto bisogna mettersi una toppa e ricordarci che in realtà quella toppa non è un qualcosa di brutto, ma è un segno di una difficoltà superata e di un amore che ha vinto eh, rispetto a uno squarcio, a una violenza. E quindi l'abito di Francesco rappresenta forse proprio questo. Lui quando era giovane utilizzava mischiare stoffe diverse per confezionarsi gli abiti per essere originale, quindi per essere ammirato, per essere guardato. Adesso rattoppa il suo abito. Per dire la vita continua e il Signore cura le nostre ferite. Ed è bello farlo reciprocamente, è bello immaginare la sua sorella Chiara che ha questo pensiero nei suoi confronti. Così Francesco e Chiara anche oggi ci riportano al carisma originario francescano che è quello dei riparatori. Francesco va e ripara la mia casa, è stata la frase d'inizio di tutto. E allora anche noi come francescani, seguendo Papa Francesco, vogliamo riparare la casa di Dio, che è il pianeta, il creato, ma anche il cuore dell'uomo. Ed è molto singolare il collegamento con i nostri abiti perché oggi uno dei tanti altri temi su cui la sostenibilità insiste è anche nell'utilizzo consapevole dei nostri abbigliamenti. Si parla di fast fashion per indicare quella moda troppo veloce che a volte ci fa dismettere abiti che probabilmente abbiamo indossato o solo una volta o addirittura abbiamo comprato ma mai indossato, senza ecco, ricordarci che per produrre un abito c'è un notevole sforzo eh, produttivo, si consumano energie e quindi anche lì Bisogna mettere una toppa, ci sono diversi giovani che stanno attivando nuove imprese, nuove start-up per andare a recuperare questi abiti che possono essere riutilizzati, Un, in tal senso era mh, singolare l'esperienza che ascoltavamo lunedì scorso proprio dalla, mh, dalla, dalla, dalle poltrone, diciamo così, di, dalle poltroncine di Laudato si sì, la comunità di San Giovanni Rotondo che arricchisce il nostro programma. Il riferimento non è casuale perché dopo la pubblicità ritroviamo proprio Maria Stella Alemanno con uh, Anna Paola Biceglia che intervisteranno altri due giovani che ci proporranno una nuova storia per questa settimana per cui la linea è la regia voi non andate via perché subito dopo appunto, ritroveremo la comunità Laudato Si. Grazie Toni, grazie Fra Italo e benvenuti a tutti in questo spazio dedicato alla comunità Laudato Si. Oggi diamo il benvenuto ai nostri due ospiti, Chiara e Giovanni. Grazie per grazie essere a venuti, con... grazie, a venuti accett... grazie per aver accettato il nostro, il nostro invito. E, come sapete questo spazio è dedicato all'approfondimento sull'enciclica Laudato Si. Leggiamo testualmente il paragrafo 48. L'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Il deterioramento dell'ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta. Il Papa sempre nell'enciclica parla di questo collegamento tra Uh, la parte ambientale e la parte sociale si degradano insieme e, e si salvano anche insieme, evidentemente. Abbiamo tante volte parlato di povertà e di debolezze, i deboli del pianeta, oggi vogliamo parlarvi di una povertà particolare, la povertà educativa che colpisce i giovani e i ragazzi e anche purtroppo nelle nostre città. Cosa si tra di cosa si tratta? Si tratta, è un concetto complesso perché è un universo. Di, di privazione, un universo di privazione materiale e immateriale. E si tratta di, di ragazzi che vivono in famiglie disordinate dove magari la, la coppia genitoriale non esiste più, dove si trovano a vivere eh, con il compagno o la compagna che quindi non riconoscono come genitore, oppure eh, famiglie in cui i genitori e i figli sono genitori molto giovani, e figli adolescenti o ancora genitori che vivono lontano da casa. In tutto questo c'è un'emergenza, un'emergenza educativa, un'emergenza che dobbiamo fronteggiare facendo rete. Ecco perché abbiamo invitato i nostri ospiti e ecco perché qui c'è Anna Paola della comunità Laudato Si sì, che ci aiuterà a presentare i nostri ospiti. Sì, Chiara e Giovanni. E per, riflettendo su queste tematiche abbiamo pensato proprio a voi due. E magari ci aiutate voi a entrare meglio nel merito. E diteci voi perché siete qui con noi oggi. Tanto grazie che ci avete invitato. Eh, io e Chiara siamo sposati da 12 anni e siamo volontari dell'associazione Dare, che è braccio operativo della Fondazione Leo Amici con sede a Rimini, presente in tanti luoghi in Italia, compreso qui in Puglia, a mattinata. È una struttura, la Casa dell'Arte, dove svolgiamo attività di volontariato eh, fortemente voluta da Monsignor Michele Castoro, vescovo di Manfredonia, che nel 2006 qui a San Giovanni Rotondo vide il musical Un fremito d'ali, La vita di padre Pio. A conclusione dello spettacolo, chiese a Carlo Tedeschi, che è l'autore dello spettacolo e il presidente della Fondazione Leo Amici di iniziare una collaborazione appunto alla Casa dell'Arte dove ci potessero essere figure che si prendessero cura dei giorni della diocesi e attraverso anche il teatro, l'arte. E in quella circostanza io e Chiara, eh, che eravamo appena sposati, ci trasferimmo in questa casa. Noi veniamo dalla Sicilia. Io ho conosciuto Chiara eh, dopo un periodo molto brutto della mia vita. Avevo fatto nove anni di scout, due anni d'azione cattolica e, e dopo queste esperienze mi ero molto chiuso. Stavo 16 ore al giorno a giocare al computer, leggevo libri fantasy. Vivevo in un mondo meraviglioso, ma non era reale. E me ne accorsi una mattina, quando alle 5 e mezza mi sono svegliato per collegarmi a internet e attaccare i miei avversari prima che si svegliassero. E ricordo che quella mattina ho avuto un po' di paura, perché mi sono detto: Dov'è la realtà in quello che sto vivendo? Chiese aiuto in famiglia, e mia zia mi disse: Ma perché non rientri in contatto con le associazioni, con i giovani? E in quel periodo ho conosciuto un, gru un gruppo di giovani che stava allestendo proprio il musical. Un fremito d'ali. Andai a Monte Carmelo, tutti questi ragazzi erano una cinquantina, erano contenti di stare assieme, di fare questo spettacolo e mi buttarono subito in scena. Io ero timidissimo, il mio Totem Scout era Ermellino timido. Eppure mi buttai per un pochino farmi vedere anche delle ragazze che erano lì. Fatto sta che finita la serata, pensai, sabato scorso ero a Catania con un gruppo di amici che si erano un po' ubriacati, eravamo tornati alle 5 di mattina e quel sabato ero a Monte Carmelo a fare un musical su Padre Pio. Questa cosa mi, mi, mi lasciò così. E i ragazzi mi dissero, ma sai che ora stiamo salendo al lago di Monte Colombo, che è la sede dell'associazione, a vedere un altro musical, che si chiama Chiara di Dio, e andiamo a conoscere anche il regista. E io ho detto, beh, vanno tutti, che non ci vado anche io. E partì in questo viaggio. E ancora ricordo dove ero seduto a teatro. Ero in fondo... Eh, nella parte sinistra e passai due ore a piangere e questa cosa mi sconvolse, io ero siciliano, come è possibile che piangevo per vedere un musical su Santa Chiara? Eppure quello spettacolo mi ha rigenerato dentro. Poi ci fermammo tutti assieme a parlare con Carlo e tantissimi giovani vedevo che facevano domande e lui rispondeva sempre con delle risposte che ti, ti lasciavano senza parole. Fino a che ho iniziato anch'io a fare le mie domande. Volevo fare i suoi spettacoli, volevo buttarmi in questo mondo, anche se ero grande, perché mi faceva bene. E così ho fatto. E ci sono due domande che proprio mi hanno segnato. Dopo un grosso spettacolo, c'erano 3.000 persone circa a vederlo, avevo visto che si erano commosse, si erano... Si erano fermate a parlarci e ho detto, ho fatto qualcosa di bello anch'io, altro che i lib libri fantasy. E andai da lui e gli dissi, io ho solo queste mani, cosa posso fare? E Carlo mi disse, non sei tu che ti fai grande, è la grandezza che si fa piccola per te. E poi gli dissi, ho paura, avrei dovuto cambiare tutta la mia vita, non più giocare, non più... E mi disse: Ma di cosa hai paura? Ti potrebbero abbandonare tutto, tutti, Dio non ti abbandonerà mai. E da quel momento io non ho più giocato al computer. Quelle risposte mi, mi cambiarono tutto. E da lì con Chiara ci siamo innamorati e abbiamo iniziato questo viaggio assieme, che oggi ci vede come responsabili della casa dell'arte di mattinata. Ehm. Vabbè, Giovanni è stato bravo a fare un quadro di quello che era il contesto che vivevamo lì, io ero tra quei giovani e in particolare queste, questi disagi che lui viveva sono quanto mai attuali anche in questo momento e ognuno di noi viveva qualcosa di, di brutto no? nella vita, eravamo tanti giovani che ci confrontavamo. E io penso che quello che accade anche tutt'oggi nella società sia inaccettabile, <ride> cioè non ti, non ti dà pace. Quello che accade nelle famiglie, quello di cui parlavi tu. L'unica cosa che può trasformare in altro quello che c'è per me è la fede, e io in questo contesto ho vissuto la fede. Quando ho incontrato Carlo eh, lui era più grande di me. Era famoso, lo conoscevano tante persone, però lui considerava la, la mia opinione e la teneva in seria considerazione. Io quando viene un giovane alla casa dell'arte e quindi mi trovo a parlare con, con lui, e, e, e quindi magari scopriamo insieme cosa gli piace fare, magari ehm, qualcosa che non sapeva di saper fare, tipo cucire, cantare, danzare. E, è come se mi arricchissi della sua ricchezza in uno scambio reciproco e rivivo quello che ho provato io quando ho conosciuto questo mondo. Quindi mh, potete dirci un po', svelarci qual è il segreto dell'arte, um, nel senso in quale modo l'arte nelle sue forme um, ricostruisce, mette in relazione persone che in qualche modo si sono trovate a vivere delle periferie esistenziali nella propria storia? Io ti posso dire che mh, tutte le volte che viene un giovane alla casa dell'arte, eh, magari attratto da aver visto uno spettacolo oppure affascinato dalla bellezza del teatro, eh, la prima cosa che mi dice è eh, ma io con ah, le mie paure, le mie ansie, io non, non salgo sul palcoscenico. <ride> <ride> eh, eh, sono troppo timido e io la risposta che do è sempre la stessa cioè che sono proprio quelle persone che si sentono inadeguate timide eh, insicure che sono adatte per il teatro la danza l'arte mm. e, e quindi praticamente cioè, sul palco sei tu nella parte più vera di te perché in quanto uscendo da te stesso Scopri quello che di grande puoi fare, quindi in quel momento ti rendi conto che quel ragazzo che avevi visto come un mito, irraggiungibile, in realtà è come te, è un amico, un fratello che ha vissuto le tue stesse difficoltà, quindi queste periferie esistenziali in effetti ce le abbiamo tutti ah, sì. e, e quando ci si rende conto che tutti abbiamo questi conflitti interiori eh, ci si comprende l'un l'altro, questo accade. Sì, questo è quello che è un po' successo a noi il teatro di tua Sua è terapeutico e lo è per tutti perché tutti cerchiamo il vero tutti cerchiamo qualcosa che nella realtà attorno a noi spesso non troviamo io e Chiara abbiamo ricevuto tanto e quando siamo con i ragazzi cerchiamo di far vivere a loro quello che abbiamo un po' ricevuto noi amandoli e aspettare un attimo di vederli sbocciare penso che per me la, la cura sia stata l'amore che ho ricevuto e il teatro lo strumento che mi ha fatto aprire. Ecco. Bene, Belle. bellissimo. Qu Queste esperienze sì, di vita e di relazione insieme all'arte che si fa strumento. Vi, fate, vi, vi ringraziamo di essere stati con noi, ma soprattutto vi ringraziamo... Del fatto che continuate con, con, con determinazione no? a farvi casa di tanti ragazzi, di tante persone, soprattutto di tanti ragazzi che non hanno una casa, che fuggono, perché casa sono le relazioni, no? come dice qualcuno, non, è, non sono le mura. Casa sono le relazioni, sono le persone che ci vogliono bene, come diceva Giovanni. Quindi grazie per quello che fate e sì, continuiamo, continuate, continuiamo insieme per fare la nostra parte in questo mondo. Grazie a tutti, noi ci vediamo la prossima settimana, ringraziamo i nostri ospiti, sì. ringraziamo Anna Paola e ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Buona giornata. Buona giornata. A giornata. A tutti. Grazie. Ritorniamo in diretta, fra Italo ringraziando la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che, come al solito puntualmente, dà il suo contributo alla nostra trasmissione del lunedì, una trasmissione che generalmente eh, si conclude con un focus su eh, buone pratiche che caratterizzano il mondo. Ampio, variegato della sostenibilità. E a proposito di Focus, noi abbiamo in collegamento il direttore della Fondazione Focus Quartieri Spagnoli di Napoli, il direttore Renato Quaglia. Buongiorno direttore, ben trovato. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a voi. Se Buongiorno riesce... a voi, grazie dell'ospitalità. Se riuscisse a mettere il telefono in posizione orizzontale avremmo anche il piacere di vederla a tutto schermo, così che, ecco possiamo dialogare anche ecco benissimo. Anche chi ci guarda da casa, dal nord al sud Italia, può metterla a fuoco come si deve. Da dove ci state, da dove ci state parlando, direttore? Vi sto parlando proprio dalla sede di Focus, vi sto parlando dal, dal, dal primo piano della corte, che adesso vi, vi inquadro anche. Ecco, somiglia anche un po' a un chiostro di un vengono... convento. È un chiostro di un convento. Ah, vedi, ecco, allora avevo, siamo a casa, avevo allora. sentito aria di casa, per questo mi sono permesso. <ride> Preziosa aria di casa, perché questo, questo, questo monastero è stato un presidio sociale per, per secoli. È stato costruito nel 600 dagli spagnoli, qui nei quartieri spagnoli appunto, quartieri che per molto tempo sono rimasti area marginale, fragile della città e questo monastero è stato un riferimento importantissimo. Poi, come dire, è entrato in difficoltà eh, da un punto di vista eh, anche economico, gestionale, e ci ha visto subentrare per poter proseguire quella funzione e garantire a questo quartiere un riferimento sociale, educativo per lo sviluppo del, della sua comunità. Ecco, direttore, allora... Eh, in parte lo, lo ha già iniziato a fare, ma ci racconti bene che cos'è Focus, quali sono i suoi progetti di punta. I nostri amici più attenti avranno già capito che stiamo parlando eh, di rigenerazione urbana, ma non solo, perché è una rigenerazione che poi è stata anche e soprattutto sociale. È una rigenerazione che inevitabilmente deve essere sociale, ma qui... Per quello che ci riguarda, cioè in questi quartieri spagnoli, in questa strana periferia che sta nel cuore della terza città d'Italia, di Napoli, e, e che quindi come dire, rappresenta una specie di enclave per troppo tempo lasciata a se stessa, abbandonata insomma, da, 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 da istituzioni che non, non, hanno, non hanno prestato la dovuta attenzione alle 50.000 persone che vivono in questo quartiere, in una comunità quindi. Eh, Densissima come, 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 come abitazione, come abitanti e, e in preda come dire vittima di, di, di alcune condizioni molto difficili perché qui ci sono dei record di disoccupazione, inoccupazione, anche di criminalità e qui soprattutto un bambino su tre tra gli 8 e i 14 anni abbandona la scuola. Abbandonare la scuola significa non solo prepararsi a un futuro che sarà di, di precariato, ma in aree dove la criminalità purtroppo è ancora troppo presente, significa soprattutto diventare potenziali, potenziali manodopera, manovalanza per, per quel tipo di attività. Allora, come vi dicevo, questo antico monastero, che nel 600, dal 600 fino a una ventina di anni fa è stato un presidio sociale fondamentale. Attraverso l'attività della Fondazione Focus, che è l'acronimo di Fondazione Quartieri Spagnoli, quindi Focus è scritto con la Q in questo caso, ha aperto un nido, ha aperto una scuola d'infanzia, una scuola primaria, una secondaria, e poi ha portato qui l'Accademia di Belle Arti. 750 bambini ogni giorno vengono qui a imparare a studiare, perché crediamo che alla fine l'educazione sia il vero motore di cambiamento di una comunità. Qui 700 studenti dell'Accademia di Belle Arti entrano portando stili di vita, portando eh, culture, atteggiamenti diversi eh, rispetto a quelli chiusi del quartiere, ma qui soprattutto abbiamo creato 208 posti di lavoro in dieci anni, persone che hanno trovato finalmente una, un loro posto in questa comunità garantito, regolarizzato e che eh, in qualche modo li invita a partecipare alla vita educativa, economica e produttiva della propria comunità. Ecco, direttore, uno dei progetti di punta eh, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé è proprio la Green School che è nata eh, nella vostra fondazione. Ecco, eh, perché eh, Green, che cosa fate per eh, definirvi tali? Innanzitutto partiamo dal presupposto che... Nel quartiere europeo con meno verde a cittadino, perché qui ci sono 0,6 metri quadri di verde a cittadino, mentre in Italia ognuno di noi ne ha 91. In questo quartiere privo di verde il tema educativo non può non riguardare anche una consapevolezza, cioè che i bambini che nascono in questi anni tra qualche anno, quando avranno 10-15 anni, per questi bambini quello che oggi per noi è uno dei problemi, cioè l'ambiente, per loro sarà il problema, il vero tema. La questione ambientale non può essere però affrontata, crediamo, dedicando un'ora alla settimana a una materia che molto probabilmente insegnanti non preparati avranno anche difficoltà ad affrontare, come già del resto altre materie tipiche, dalle applicazioni tecniche all'educazione civica. Il... Noi abbiamo pensato quindi di aprire una nuova scuola che tra un anno avrà più di 500 bimbi e che è stata inaugurata e ne ha già 200, aprire una nuova scuola i cui insegnanti, un'ottantina, per tre anni si formeranno, saranno formati da specialisti ed esperti del CNR, istituto di bioeconomia, delle principali università italiane ed europee, sui temi della sostenibilità, della crisi climatica. Quindi stiamo immaginando di formare un nuovo profilo di insegnante che sarà competente nelle sue materie matematica italiano storia ma avrà anche una particolarissima competenza sull'ambiente che crediamo speriamo possa informare riverberarsi sul, sull'insegnamento ordinario questi bambini avranno anche delle scuole delle classi nuove una scuola con delle classi nuovissime che sono state frutto anche di un, di un gran lavoro di restauro di un edificio sempre legato al monastero che era chiuso da più di 100 anni, e avranno dei garden lab, dei laboratori verdi, delle, dei giardini dove, lo, che loro stessi coltiveranno, dove loro stessi lavoreranno e entreranno in rapporto diretto con la natura, accompagnati da esperti del, di uso del verde, perché questo spazio è stato progettato e viene. Eh, Co-gestito insieme alla Facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Ottimo, Fra Italo, dovremmo iscriverci anche io e te a questo corso di formazione. <ride> anche noi, poi, in una città meravigliosa come Napoli che merita di splendere sempre, sempre di più per le cose belle che ha. Direttore, accetta le nostre due iscrizioni. <ride> ma non vediamo l'ora, ma non vediamo l'ora, anzi, a voi e a tutti i vostri ascoltatori, perché ci sentiamo anche culturalmente molto vicini, speriamo di potervi davvero incontrare, sappiate che le porte di focus qui ai quartieri spagnoli e i quartieri spagnoli sono sempre aperti a chiunque per potersi incontrare, scambiare e crescere nell'incontro di differenze. Ovviamente vale lo stesso per noi, Fraita, lo aspettiamo il direttore qui. Certamente. A San Giovanni Rotondo ci separano solo un paio d'ore di, di auto, per cui ecco, contiamo che questa sia solo un uh, primo episodio uh, della serie eh, Fondazione Focus uh, per la rigenerazione dei quartieri spagnoli di Napoli e senza dubbio un bellissimo laboratorio a cielo aperto, quello che state portando avanti e quindi ecco, ci farebbe davvero piacere continuare a seguire i vostri lavori, i vostri progetti. Sarà un piacere, grazie dell'attenzione. A te, Fraito, un saluto. Ecco, anche noi vi porgiamo i nostri saluti e anche i nostri telespettatori perché il nostro tempo a disposizione si è concluso anche oggi. Quindi, Toni, come ci salutiamo questa volta? <ride> allora, intanto, intanto congederei il direttore Renato Quaglia della Fondazione Focus che ringraziamo ancora per essere stato con noi. Come detto, eh, l'appuntamento. Grazie, direttore. L'appuntamento è a lunedì prossimo, io personalmente sarò in diretta dalla bit di Milano, la borsa internazionale del turismo. Tu sai qua a io sarò qui solo soletto, fila. però insomma saremo forti nella virtualità e nei collegamenti. E, andremo, andremo a Milano a vedere da vicino questa grande fiera sul turismo per vedere quanto il turismo è sostenibile oggi. Ecco la regia ci sta facendo vedere anche il sito ufficiale della manifestazione e eh, per andare a vedere da vicino quali sono le sfide di un turismo sostenibile, quali sono gli interpreti che stanno realizzando progetti in grado di rendere anche questo importante segmento economico per il nostro paese eh, Italia, per il nostro sistema Italia in uh, maniera in sintonia, appunto, con quanto ci diciamo ogni lunedì per cui non vi dimenticate di collegarvi nuovamente con noi lunedì prossimo a partire dalle 10.30 su Padre Pio TV. Buona settimana a tutti!